Parliamo subito della sua azienda, ci regala un'istantanea. In realtà io non ho una vera e propria azienda, sono un consulente e lavoro per moltissime aziende del settore italiano che si occupano di APR. Professione collaudatore, in cosa consiste? Lo immaginiamo, però vorremmo sentirlo da chi svolge la professione in prima persona. Sì, la stessa cosa che succede con gli aeromobili tradizionali. Quando un aeromobile viene certificato, ci sono dei piloti professionisti che portano al limite la macchina in modo da evidenziarne criticità, eccetera, eccetera, prima che poi l'aeromobile passi nelle mani di chi realmente lo utilizzerà in ambiti operativi, militari o civili. Io sono quella figura. Punto fondamentale è la sicurezza. Assolutamente sì. E oggi, a mio parere, per tutto quello che sta succedendo sia nel comparto normativo che nell'uso smodato di questi mezzi, è una questione della quale si dovrebbe parlare molto di più, informando le persone. Oggi manca molto l'informazione. Lei ha il capello brizzolato, quindi mi immagino che qualche anno fa, post diploma o post laurea, pensava di fare tutt'altro lavoro, certo non questo. Guardi, questo è in realtà un agglomerato di tutte le mie passioni, perché io sono un informatico, mi occupo anche di elettronica, mi piace tutto quello che vola perché sono aeromodellista da 28 anni e quindi tutte queste cose unite, cioè, sono in un drone. È una professione nuova comunque. Sì, al direi ancora allo stato embrionale, si possono fare cose stupende, ne vedremo di belle nei prossimi anni, adesso siamo solo agli inizi, infatti anche il comparto normativo è sempre in continuo sviluppo, non si è mai arrivati ad un punto finale, ci passeranno ancora molti anni. Stupisce il fatto che questo è un mondo che è cresciuto in maniera esponenziale, lei dice ne vedremo ancora delle belle, quindi c'è da aspettarsi davvero di tutto di più, quasi come si dice in gergo, i cerchi di fuoco, l'impossibile. Beh, hanno fatto anche dei film in merito a questo, quel famoso film, se non erro, con Tom Cruise, ora non ricordo il titolo, dove lui era un manutentore di droni e i droni tenevano controllato un territorio disabitato del nostro pianeta. Quindi è lì che sicuramente dovremmo arrivare. Io credo che un giorno le famose guerre che ora fanno con aeromobili tradizionali così siano quasi solo esclusivamente fatte con droni militari, mentre oggi vengono utilizzati in ambito di ricognizione, non sempre in ambito bellico, ma credo che un giorno saranno parte integrante non solo di tutto il comparto militare, ma anche nell'uso normale. Per cercare posto in un parcheggio avremo il drone che esce dalla macchina, cerca il posto, ce lo indica e ci guida direttamente sulla piazzola.